Ecco la sigla del Royal Channel. Chi non figura nella lista dei 1900 invitati da Kate e William potrà consolarsi seguendo in diretta la cerimonia su YouTube, sul canale ufficiale di Buckingham Palace. Saranno le prime nozze reali celebrate sulla rete. Il 29 aprile la diretta partirà alle 10. Una cronaca via blog commenterà il corteo matrimoniale, l'ingresso degli sposi in chiesa e la cerimonia. Gli utenti potranno interagire con commenti e firmare il libro degli ospiti per le felicitazioni agli sposi. Il monumento londinese che in questi giorni concentra la maggior parte dell'interesse è sicuramente l'abbazia di Westminster, dove Kate e William pronunceranno i loro sì. Un'applicazione ne offre una visita in 3D. Ho voluto creare qualcosa per le persone che non possono visitarla, per chi si trova all'estero, chi vuole disperatamente vedere cosa c'è dentro. Dopo il matrimonio o prima. All the Queen's horses and lines of her men, resplendent in their trappings of royal service. L'incoronazione della regina Elisabetta nel 1953 è stato il primo grande evento trasmesso in diretta in 5 paesi europei, un evento eccezionale per l'epoca. Take thee, Charles. Nel 1981 il matrimonio di Carlo e Diana ha segnato un altro record, con 750 milioni di persone incollate davanti al televisore. A volte sono dispiaciuta per la regina perché deve fare i conti con una rivoluzione tecnologica del tutto nuova. Ai suoi tempi c'era la radio, la televisione, poi ha imparato a gestirla abbastanza abilmente, ma adesso c'è questo ammasso di tecnologia là fuori. The new British monarchy website. In 60 anni di regno Elisabetta II ha saputo adattarsi alla rivoluzione mediatica in corso. È stata una dei primi capi di Stato a inviare un'email da una base militare nel 76. La regina possiede un BlackBerry, ascolta la musica con l'iPod, ha aperto un profilo su Twitter e uno su Facebook, da cui sarà anche possibile seguire il matrimonio. Quello che abbiamo pensato di fare su Facebook sono nozze reali a cui tutti sono invitati, dove ognuno può partecipare con i suoi amici. Non sarà come essere presenti alla cerimonia dal vivo, ma vuoi mettere la comodità di non affannarsi nella caccia al vestito per l'occasione?